Salone del Libro di Torino è tornato più grande e luminoso per raccogliere tanti scrittori e lettori. Gli incontri con i grandi autori, attesi da folle di lettori, che non vedono l'ora di ascoltarli e ricevere un autografo, come nel caso di Sophie Kinsella e Giorgio Moyes, due autrici da bestseller che hanno svelato i segreti della loro amicizia. E Roberto Saviano, che ha presentato il suo In mare non esistono taxi, primo libro in cui dialoga con la fotografia come testimonianza della realtà. Più sale, più metri quadrati, grazie allo spazio Oval, che ha accolto stand, firmacopie e presentazioni. Chiara, che atmosfera si respira qui al Salone 2019? Mi sembra un'atmosfera molto allegra, lo spazio Oval mi riempie di gioia, è molto luminoso. Per la prima volta penso che anche per te sarà stata una cosa divertente, la sala stampa è luminosa, sembra il Washington Post. Gioco come tema di questa edizione. Si può davvero giocare con i libri? Nel libro ci sono 32 storie, 32 volti, 32 fumetti e sono i ragazzi che abbiamo incontrato nei centri di accoglienza straordinaria dell'Imperiese. Questo potrebbe essere un gioco ad avvicinarsi alle persone, ad imparare tipo a non vedere la differenza fra gli altri. Se siamo riusciti a fare un buon lavoro con questo libro, teoricamente chi lo legge si può sentire molto vicino a queste persone e fare un esercizio di empatia, un esercizio di capire le altre persone, secondo me. E come in tutti i giochi, più fai esercizio più diventi bravo. E poi non un paese, ma una lingua come ospite, lo spagnolo. Mi sembra meraviglioso che l'espagnolo sia capito, imparato e apprezzato, no? Soprattutto per gli italiani, perché per me l'italiano è una lingua bellissima, credo che è la lingua dell'amore. Grande protagonista di Salto 19 è stata la musica. Dall'incontro a base di libri e vita con Jovanotti, a Nina Zilli, che esordisce come autrice di un libro dedicato alle ragazze. Ho deciso di fare questo libro e in realtà, insomma, questa possibilità mi è stata offerta incredibilmente alla presentazione del mio disco, perché curo le grafiche dei miei dischi e dei visual, diciamo, dei miei concerti. E quindi non ci potevo quasi credere, non sapevo se sarei stata in grado di finirlo. L'ho finito, ce l'ho fatta ed è stato bellissimo. Ovviamente non potevo dedicarlo che ai sognatori con la S maiuscola, alle amazzone metropolitane, romantiche guerriere nell'era del wifi, io per prima. E poi la sera ci si sposta in centro città alla scuola Holden per chiacchiere e danze. E dal Salone del Libro di Torino è tutto, arrivederci al prossimo festival.